Bella ragazzi, qui è Sector e bentornati, bentornati a questo nuovo commentary, a questo nuovo gameplay. E questa volta non siamo su MW3 come ormai vi ho abituato io, con delle mob, ma siamo su COD 4 con questo live. Allora vediamo cosa si riesce a fare. Ho deciso oggi di proporvi un gameplay su nella modalità deathmatch a squadra, perché tutti contro tutti l'avevo già proposto la scorsa volta. E quindi ho detto, vabbè dai, andiamo su far deathmatch a squadra e vediamo un po' cosa ne esce. Allora, come prima cosa volevo innanzitutto ringraziarvi tutti quanti per il traguardo raggiunto qualche giorno fa, ovvero il traguardo lì dei 2000 iscritti. Un altro traguardo importantissimo per quanto mi riguarda, per la mia carriera, così se si può dire, di YouTube. Figlio de puttane, guarda come godo che sono ancora vivo. Zingaro, come godo. Comunque, stavo dicendo, vi ringrazio per i 2000 iscritti, ragazzi. Non credo di fare un video particolare, un video speciale, appunto, per il ringraziamento dei 2000 iscritti. Ne ho in mente uno per un traguardo molto più importante, ovvero quello dei 5000 iscritti. Ora, non so neanche se ci arriverò io a 5000... Ma dove cazzo sono i nemici? Non so neanche se ci arriverò io a 5000 iscritti, però se ci arriverò, io saprò già cosa fare. E quindi, niente, lo vedrete poi quando e se ci arriverò. Ripeto, eccolo! Oh, succhia. Poi, altro argomento che volevo affrontare, ecco, non so se avete visto adesso, mi si è attivato qua il sensore... Ah, ma sono tutti qua dentro, guardali. Mi si è attivato poco fa il sensore termico. Io, ragazzi, ho il joystick tipo scassato in due, nel senso che mi fa partire, non so, dei test da solo. Perché anche ieri su MW3 ero a 23 di fila, proprio 23, ragazzi, testimone tutto il gruppo con chi ero. Era a 23 di fila con la K. Ah, ma guardali che sono tutti qua dentro, ma come siete belli. Era a 23 di fila, stavo dicendo, e ha deciso bene il joystick di farmi saltare quando... Guarda che roba, che bella strage. Di farmi saltare quando mi sono trovato faccia a faccia con il nemico. Quindi il nemico ha avuto tutta la possibilità, tutto il tempo per killarmi. E niente, ho dovuto felare una mob più pazzesca, perché era anche una mob abbastanza veloce, possiamo dire. E devo assolutamente trovare un rimedio, quindi ne dovrò andare a comprare una al più presto. Intanto qua veramente sto massacrando proprio di brutto. Ecco, vedete che mi... Porca io. Vai, 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 bomber, ci penso io. Perché sono io contro tutti, ragazzi, io contro tutti. Comunque, altro argomento che volevo affrontare. Ho finito gli esami, ragazzi, proprio ora mi sento liberissimo, proprio una liberazione totale. Finire gli esami. Dov'è? No, non l'avevo visto questo. 14 via, stavo, vabbè. E finito gli esami, stavo dicendo, quindi adesso sono libero, ci torno a cazzeggiare come al mio solito su Call of Duty. E ho appena finito tutti gli esami, sono qua a registrarvi questa partita come vi avevo promesso dalla pagina Facebook. Oddio. E niente, spero insomma che vi possa piacere la variazione di gioco. Allora, adesso io sono un po' incaginato qua perché loro saranno ancora là dentro. Ah, bella. E un altro argomento, ragazzi, che volevo subito approfittarne di parlare insieme a voi è quello di... allora, della mia partita in terminal. Allora, ho visto, ho letto vari commenti del tipo... ho dovuto muovere il microfono, cazzo, mi sono... ok, che culo. Ho letto dei commenti in quella partita dove magari dicevano una bella camperata, te sei un camper o cagate varie. Allora, cagate varie, ci tengo a precisare il perché di queste cagate varie, almeno di quello che penso io. Io non sono un camper e quindi voglio subito levare... no, porca merda. Voglio subito dire alla gente che mi dà del camper che non sono un camper. Mi sembra di averlo già dimostrato in tutti i video che ho messo, in tutti. Perché io non ho mai camperato, dico proprio mai. Poi quello è il primo video, il primo proprio, che carico, in cui è stata una mob meno movimentata del solito, se così si può dire. Però non mi sembra di aver camperato più di tanto, perché se voi ci fate caso, prima di parlare, se voi guardate la piattaforma in cui stavo io, da lì sopra vedevo tutto lo spawn nemico, perché loro avevano la bandiera, credo si chiami B in quella in terminal, non mi ricordo. No, 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 che puttanone. Ma figa Zeus, proprio una merda, oh. Altro che Zeus. Dio, le claymore. Guardalo. Oddio. Adesso non mi ricordo più neanche cosa stavo dicendo. Comunque, ah sì, non mi sembra mai di essere un camper. L'ho già dimostrato, insomma, come sono, qual è il mio stile di gioco su Call of Duty. Poi ovvio, ognuno ha le proprie opinioni. Se voi mi volete dare del camper, datemi del camper. A me dispiace che voi pensate una roba del genere.
Non so, allora andatevi a vedere tutti i miei gameplay vecchi che ho caricato, così magari potete farvi un'idea di come sono io. Perché, ripeto, quella è stata solamente la prima partita che ho caricato sul canale, dove ho corso poco. E sono io stesso a dirlo. Ma però non potete dire che sia una partita camperata, dato che ero sopra allo spawn nemico. E se mi spostavo anche di poco, c'era la possibilità che qualcuno mi rinascesse dietro. Quindi, io non so se voi conoscete bene gli spawn di MW3. Io sì, però sapevo che se mi spostavo qualcuno mi poteva lasciare dietro. E allora ho preferito rimanere lì. Anche perché ci tengo a farvi sapere una cosa. È vero che correre è più divertente, tutte quelle robe lì. Però un'arma fondamentale negli spara tutto è l'intelligenza, ragazzi. Bisogna essere intelligenti, bisogna essere furbi e tutte quelle robe lì. Quindi, insomma, spero un po' di avervi fatto capire quello che penso io. Poi ripeto, ognuno ha le proprie idee, le proprie opinioni. Voi pensate quello che volete, Bomber. Io mica vi obbligo a credervi, assolutamente. Però, insomma, mi è dispiaciuto un po' leggere quei commenti lì. Intanto qua 31-3 devasto. In pratica sto facendo tutto io, allucinante. E niente, altro argomento da dire, ragazzi. Sì, per Black Ops 2 ho visto, insomma, che alcuni di voi mi hanno chiesto cosa ne pensavo di Black Ops. E ora come ora, ragazzi, non voglio fare video dove parlerò di quel gioco lì, nel senso che io non voglio parlare di argomenti che non sono certi. Come ad esempio, faccio un esempio, non so, MW3, prima che uscisse avevano detto che avrebbero messo delle sniper lobby. Poi, come avrete notato tutti, le sniper lobby non sono mai arrivate. Quindi io, prima di parlare di un gioco che deve ancora uscire, aspetterò appunto la sua data di uscita. E quando sarà uscito lo prenderò, ci farò un video e poi vi dirò cosa ne penserò. Ecco, tutto qua. E niente, io insomma spero appunto che vi possa piacere. Ieri, ragazzi, ho fatto una mob con la secondaria lì, come cavolo si chiama, MP9. E boh, a parte che sono pieno, quindi boh, se la volete vedere ditemelo che io ve la carico più che volentieri. E ho saputo da alcuni di voi, ragazzi, che hanno gli esami a settembre. E insomma, vi faccio l'in bocca al lupo. Io insomma sono felicissimo di averli finiti proprio oggi. E vi do un consiglio, ragazzi, state tranquilli. Insomma, se avete trovato un po' qualcosa quest'estate, tranquilli che ce la farete, perché alla fine non sono così difficili. Ecco, ora io non posso neanche uscire, ad esempio, perché c'è loro elicottero. E se esco mi sala. Poi quello là non muore. Poi qua c'è il cecchino. Non l'ha visto il cecchino. È morto quello là, raga? Non è vivo, Sì, ma che... scusa, Chi è Zeus? Quello lì che non muore. Ah, vabbè, loro non muoiono. Loro sono dei boss. Loro sono proprio dei boss. Guarda, cazzo. Vieni qua. No, elicottero. Guarda che se mi killa, bestemmi in live, Oddio, stavo per bestemmiare. Oddio. Niente, più di tanto, ragazzi, non saprei cosa dirvi. Ripeto, io spero che possa piacervi. Avevo intenzione di fare un duel con un youtuber, insomma, molto conosciuto. Molto. Solamente che Skype mi dà tantissimi problemi. Perché quando sono in chiamata, tipo, la chiamata regge 2-3 minuti. Dopodiché, la triple feed di Zeus con la granata. Dopodiché la chiamata, dicevo, cadeva e quando cadeva la chiamata perdeva anche la connessione. E ora io non capisco come mai sta cosa, con sta situazione. In settimana arriverà il tecnico, perché mi sono stancato di avere una connessione del cazzo. E soprattutto mi sono stancato di pagare un servizio che non è decente alla fine, perché sto pagando una connessione che non mi dà quello che vorrei. Ha sempre dei problemi e quindi non è una cosa bellissima. E siete in tanti che mi avete chiesto se potevo fare il duel insieme a voi. E la risposta è sì, ragazzi. Appena riuscirò a sistemare questo santissimo problema, io vi aiuterò più che volentieri. Cioè vi aiuterò, vi farò dei commentari insieme a voi più che volentieri. Oddio, 20 uccisioni di fila, 41-3 in deathmatch a squadra. No, figlio. Mamma mia, no, madonna. Dai, dai, che comandata mi ha tirato. A parte che lo so che non c'è, ragazzi, su Scoot 4, credo, però madonna, so, ma neanche su MW3 c'è, però a volte vedi delle coltellate allucinanti, dai. Brutto ciccionazzo. Sto a 20 kill. Sì, a 20 kill. A 20 kill di fila, non potevi farmi questo. Oh, ma che squadra. Ma che squadra c'ho? Sì, non fanno niente. No, martirio, via. E niente, in questo video, vabbè, saluto anche Exo, che so che guarderà questo video perché è di Code 4, me l'aveva detto. E quindi, boh, colgo l'occasione per salutarlo. Oddio, bella doppia. Ma qua quando si arriva, ragazzi, quel punto? Perché io non mi ricordo proprio più niente di Code 4. Non ci ho giocato tantissimo.
perché boh, non potendo più giocare a dominio. Ma dov'è il D? Ah, dov'è il D? Ah, ah. No, no, madonna. Madonna, se morivo ancora con quella cazzo di Claymore lì. Ma dove andò? Ehi là. Vabbè ragazzi, abbiamo vinto per il tempo alla fine. Vai, buttalo lì. Buttalo lì, bomber. No, è stato tutto dall'altra parte però. Oddio, vai. Bella. Bellissimo l'elicottero, ragazzi. 48-4 in deathmatch a squadra. Insomma, mi sembra un risultato più che buono. Insomma, spero che questo video e il commento vi sia piaciuto. So che magari non sarà nulla di eccezionale, ma giocare e allo stesso tempo parlare non è facilissimo. E niente, bomber, noi ci sentiamo al prossimo video. Mi raccomando, lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto. Niente, bella raga.